Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. In un'estate piena zeppa di festival del cinema, sono stati già annunciati quello di Giffoni, di cui parleremo, poi quello di Locarno, che si farà subito dopo, ma addirittura già arrivano notizie sulla Mostra del Cinema di Venezia. E poi soprattutto tanti concerti, su tutti in tournée in Italia, quello di Bob Dylan. Eppure registriamo un grande evento teatrale che potrebbe diventare un docufilm. Al Teatro del Portico in Viale delle Terme di Caracalla a Roma, nell'ambito del Caracalla Festival, è andato in scena, e poi io credo anche in tournée, Gli occhiali di Shostakovich, Onori e terrori di un antieroe mattatore Moni Ovadia. Gli occhiali di Shostakovich si avvale del testo e della regia di Valerio Cappelli, scrittore, drammaturgo, giornalista, regista, che mette in risalto un vero antieroe, la cui vita, come dice il regista in una bella intervista sul Corriere della Sera di Federica Manzitti, è stato un vero cortocircuito drammaturgico. La figura artistica e umana del celebre compositore russo, scomparso nel 1975, è letteralmente esplosa, sempre in bilico fra favore e minaccia del potere sovietico. Spettacolo arricchito dall'incisiva interpretazione di Moni Ovadia, fra proiezioni e musiche eseguite dal vivo. Shostakovich, ha detto Valerio Cappelli, è stato il compositore più decorato ed anche frainteso, e il più premiato e minacciato. Spettacolo da non perdere. Come non è da perdere assolutamente, dal 19 al 28 di luglio, il Festival del Cinema dei Ragazzi di Giffoni. Ha annunciato in uno spettacolare, nella spettacolare cornice come quella della Casina Vanvitelliana di Bacoli a Napoli, Claudio Gubitosi, storico direttore ed inventore del Festival del Cinema dei Ragazzi di Giffoni, Valle Piana, a due passi dalla costiera amalfitana, cara a registi come Rossellini, ha ufficialmente svelato il ricco cartellone della 53esima edizione, che si svolgerà nella avveniristica città del cinema della Multimedia Valle a Giffoni dal 20 al 29 luglio. Noi ci saremo, seguiremo per Radio Free Station. Se non c'era, bisognava inventarlo, dissero all'unisono il premio Oscar Robert De Niro ed il grande regista francese François Truffaut, fra i primi grandi ospiti, come dicevo, di questo festival. 6.000 saranno quest'anno i giurati, dai 3 ai 18 anni, provenienti da 40 paesi, pensate, tanti film, più di 100, sono stati tutti selezionati magnificamente da tutta un'equipe. Li abbiamo trovati anche al Festival di Cannes, nelle varie sezioni, e tante le star che arriveranno. Diciamo che fra i film l'anteprima nazionale della Disney con La Casa dei Fantasmi, diretto da Justin Simien, con un cast comico eccezionale, dagli Oscar Danny DeVito e James Lee Curtis, a Owen Wilson, a Tiffany Haddish, a Jared Leto. Fra i film italiani poi vedremo Il più bel sogno, Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani con Sergio Castellitto. Tanti temi dei film di quest'anno, dall'amore all'amicizia, dalla malattia alla speranza, il coraggio, i conflitti. Fra i lungometraggi, molta curiosità per l'opera prima dell'Ucraina Irina Silik, spero di pronunciarlo bene, che presenterà Rock Paper, ambientato negli anni 90 attorno alla crescita di un ragazzo che attraversa tre periodi diversi della sua vita fino alla tumultuosa Ucraina post-sovietica. E poi ci saranno il 24 luglio, arriverà da Londra Matt Smith, il protagonista di House of Dragon, The Crown, Doctor Who. Il 26 luglio a
ci sarà Asa Butterfield, l'attrice di Hugo Cabret e Sex Education, e poi verrà Claudio Biso il 20 luglio, che presenterà in anteprima il suo esordio alla regia dal titolo L'ultima volta che siamo stati bambini, e poi Caterina Guzzanti e Giuseppe Fiorello, e poi ci sarà Carlo Verdone che presenta la seconda stagione di Vita da Carlo, il 29 ci sarà Raul Bova, il 24 il regista Mario Martone, il 25 Antonio Albanese ed Enzo Dalò, fra i giovani attori italiani Federica Cesari, Pilar Fogliati, Matteo Paolillo, l'anteprima noi le abbiamo già citate, il film d'animazione sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, ma è soltanto una piccolissima parte di un festival che deve essere assolutamente seguito perché è davvero straordinario. Tornando al cinema, a quel cinema e ai protagonisti che sono stati spesso ospiti delle famose pagine sul Corriere della Sera firmate proprio da Valerio Cappelli, sempre a Roma dal 16 luglio la seconda edizione del Quo Vadis è una rassegna itinerante, pensate, attraverso le location che hanno ospitato film cult che fanno parte della storia stessa del cinema. Così, promossa dalla Cineteca Nazionale, dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e dal Parco Archeologico del Colosseo, faremo un giro nel mondo tra film e città dove sono stati creati, così realizzati, anche a Cinecittà, potremmo per esempio ammirare Roma di Federico Fellini o La Dolce Vita, a New York alcuni capolavori di Woody Allen come Manhattan, a Parigi un capolavoro d'epoca firmato da Claude Lelouch dal titolo C'était un rendez-vous, a Berlino 1, 2, 3 di Billy Wilder, a Napoli Le mani sulla città di Francesco Rosi, a Los Angeles di William Friedkin Vivere o morire a Los Angeles, a Londra Blow Up, capolavoro indelebile di Michelangelo Antonioni. Insomma, c'è veramente da non sapere dove andare, perché davvero sarà un'estate piena di... Chiudiamo con un po' di jazz, innanzitutto chiudiamo con un ricordo, un po' di jazz brasiliano ed un libro dietro le quinte di una presidenza, anche questo potrebbe diventare un film. Il ricordo a suon di jazz è quello dedicato al grande giornalista e musicista scomparso a Roma, Fabrizio Zampa, figlio del regista Luigi Zampa. Fabrizio è una firma storica della musica sulle pagine del Messaggero, fa parte di una categoria di giornalisti straordinari come Marco Morandini, come Rita Sala, come tantissimi altri che hanno caratterizzato un'epoca importante. Fabrizio ha firmato non soltanto articoli meravigliosi, aveva iniziato come batterista dei Flipper insieme con Lucio Dalla e un successo televisivo con Renzo Arbore, indimenticabili viaggi fatti insieme sul set dei film che allora curavo come ufficio stampa, dal Ghana di Contact con Enrico Maria Salerno alla tropicale Santo Domingo di Noa Noa di Ugo Liberatore. Ciao Fabrizio. Per quanto riguarda invece il jazz, sarebbe piaciuto a Fabrizio Zampa, il jazz stilizzato dall'inconfondibile voce di Mafalda Minozzi arriva dal Brasile dopo i concerti a San Paolo e allo Zing a Central Park a New York. Si tratta di un concerto che la grande artista italo-brasiliana terrà in tournée in Italia by Alexander Platz al Parco del Celio a Roma, dal titolo Jazz Image, dove la poliedica regina del jazz, samba e bossa nova sarà accompagnata da geni musicali come Paul Ricci alle chitarre, Alessandro Marzi alla batteria e alle percussioni. Il nuovo tour di Mafalda Minozzi è intitolato Fotogramma Tropicale e includono canzoni e ritmi di icone come Jobim, Baden Powell, Marcos Valle, Caetano Veloso, Cole Porter, Ennio Morricone e Bruno Martino. Insomma, il libro invece, che sembra la sceneggiatura di un film, come dicevo, è Re Giorgio, dietro le quinte di una presidenza. È scritto da par suo dalla giornalista Daniela Tagliafico, allieva di Norberto Bobbio e Luigi Firpo, giornalista con Enzo Biagi, esperta in politica estera per il TG1, di cui è stata anche vice direttrice e direttrice con l'elezione di Giorgio Napolitano di Rai Quirinale. Il libro infatti racconta il dietro le quinte di un presidente al potere per ben due legislature, innamorato
tantissimo del cinema. Io personalmente lo intervistai la prima volta al Festival proprio del cinema dei ragazzi di Gissoni e poi alla prima edizione, pensate, la prima edizione della Festa del Cinema di Roma. Diciamo subito che Re Giorgio, come lo definì il New York Times, aprendo un dibattito sul suo ruolo che dura ancora oggi, se sia stato o meno troppo interventista o abbia, come altri capi di Stato, esercitato con pienezza i poteri attribuitogli dalla Costituzione. Al regista premio Oscar Giuseppe Tornatore racconta nel libro Daniela Tagliafico, di cui fra l'altro aveva apprezzato moltissimo il Nuovo Cinema Paradiso, Giorgio Napolitano diede un consiglio: i diari non si scrivono mai a fine giornata, perché le note, perché la notte si è stanchi e quindi bisogna lasciar perdere. Bisogna invece scrivere la mattina. All'alba riconquistiamo una prospettiva, se non luminosa, almeno leggera. Insomma, un bel libro come un bel film da non perdere.